la vita di una persona non binary è perfettamente uguale alla vita di qualsiasi altra persona, suppongo. Sempre però con qualche difficoltà in più, che nasce dalle persone che ti fissano in metro perché non riescono a identificarti precisamente con un genere preciso, quelle persone che sui mezzi addirittura ti si avvicinano e ti chiedono: ma sei un uomo o una donna? Io sono Gabe e mi identifico come non binary. Essere non binary vuol dire non identificarsi pienamente nel binario di genere, che è la concezione per la quale esistono solo due generi, quello maschile e quello femminile. Quindi essere non binary vuol dire non rientrare pienamente in questi due generi. C'è chi si identifica con entrambi i generi, con nessuno dei due generi, con un altro genere totalmente. Si sono create nel tempo molte sottoetichette di questo termine ombrello, che ognuno usa per descrivere la propria esperienza, per descrivere il proprio genere. Alcune di queste etichette possono essere per esempio demigender, quindi demiboy o demigirl, quindi una persona che si identifica con un genere vicino a quello maschile o a quello femminile, ma non pienamente come uomo o come donna. Una persona può essere agender, quindi non riconoscersi in alcun genere, quindi una persona che non ha genere. Una persona può essere bigender, quindi riconoscersi in due generi contemporaneamente. Molte persone come me scelgono anche di utilizzare semplicemente il termine non binary, il termine ombrello, perché sentono che descriva pienamente la loro esperienza con il proprio genere. Le persone non binary sono persone transgender. La definizione di transgender è persona che non si identifica o non si identifica pienamente con il genere che le è stato assegnato alla nascita. Quindi ovviamente non identificandoci come uomo o come donna siamo per forza transgender. Le persone transgender e le persone non binary come persone transgender possono scegliere o meno di intraprendere un percorso di transizione per alleviare la propria disforia di genere. La disforia di genere si declina in diversi modi, in ogni caso è il senso di disagio, può essere fisico, quindi un disagio verso ogni caratteristica fisica che ricordi il proprio genere assegnato alla nascita, un disagio sociale, quindi relativo al modo in cui la società ci vede, quindi la società ci vede come il nostro genere assegnato alla nascita invece che con il genere che noi sentiamo e sappiamo di essere, o semplicemente si parla di disforia mentale, che non è per forza un disagio, ma è semplicemente la consapevolezza della discrepanza tra il genere assegnato alla nascita e il genere che siamo effettivamente. Nelle lingue che lo permettono, molto spesso le persone non binary cercano di usare dei pronomi neutri, per esempio in inglese io uso they, them, mentre nei linguaggi che prevedono soltanto una concezione di genere binaria come il nostro, spesso devono scegliere tra uno o l'altro, io infatti uso pronomi maschili. Alcune persone chiedono di alternare i pronomi quando si riferisce a loro, mentre altri chiedono nello scritto di usare gli asterischi alla fine dei termini delle parole. Io provo disforia di genere sia verso il genere femminile che verso il genere maschile, quindi vuol dire che provo disforia sia a essere identificato come donna che come uomo, ma la mia disforia di genere è molto più forte verso il genere femminile, quindi preferisco utilizzare il pronome maschile come minore dei mali. Probabilmente le persone transgender binarie vuol dire uomo o donna, sono più accettate socialmente o dalla comunità perché rientrano in dei parametri più comunemente accettati, soprattutto le persone binarie che sono anche come espressione di genere molto conformi, no? Quindi un ragazzo trans che si presenta in modo molto maschile, una donna trans che si presenta in modo molto femminile. Le persone non binary sono viste, non direi che sono viste meno bene, ma semplicemente sono molto meno conosciute e spesso cercano di ricondurci a un genere o all'altro, no? Molto spesso quando dico di essere non binary mi viene risposto: beh, ma sei un ragazzo, perché è un'espressione di genere più maschile che femminile, quando invece non è vero. Per il futuro di noi persone non binary mi auguro che ci sia molta più accettazione a livello sociale collettivo. Potrebbe una semplificazione delle nostre vite incredibili in tutti i campi della vita, in particolare nel cercare lavoro, per esempio. È già difficile trovare lavoro come persona transgender, in particolare questa cosa è molto più difficile se sei una persona non binary, soprattutto qua in Italia, dove il concetto non è ancora per niente conosciuto.